Grazie di essere qui. Vorrei ringraziare innanzitutto i 123 candidati che stanno correndo da un mese per Imperia. Vorrei ringraziare tutte le persone intelligenti che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto e hanno dimostrato di saper andare oltre le ideologie nella realizzazione del programma che è stato presentato agli elettori. Gli elettori hanno ricevuto il nostro programma, l'hanno letto, so che è stato molto apprezzato e credo che sarà apprezzato ancora di più domenica e lunedì alla manifestazione del voto. Effettivamente è vero, io sono un tipo calmo, sono un tipo tranquillo, perché uno degli slogan che abbiamo usato è quello: non si ferma il vento con le mani. Io la penso così, quindi io sono tranquillo e aspetto. Il fatto che non si fermi il vento con le mani mi sembra che sia stato capito molto anche a Imperia dall'altra parte, dove sono ora quelli in piazza San Giovanni. Io mi rendo conto che il compito che mi aspetta sarà gravoso. Vorrei dire che cercherò di dare il meglio di me stesso perché amo questa città, però vorrei anche dirvi che non ho la bacchetta magica e quindi non potrò fare tutto in due mesi, come dice Annoni. Io vorrei portare Imperia nel futuro. Io vorrei e sarà che il comune diventi trasparente, cioè tutti dovranno avere accesso, tutti accesso telematico, accesso a piedi, accesso in qualunque modo, e tutti i cittadini dovranno sapere che cosa succede in comune e noi faremo in modo che questo accada. Perché qua sono 30 anni che la città è stata lasciata al suo destino da persone irresponsabili che non hanno fatto altro che perseguire i propri interessi. Questa storia deve finire. In un intervento dei giorni scorsi ho coniato un nuovo termine, quello del progettista unico. Ecco, anche questa storia deve finire. Perché non esiste che una persona abbia accesso agli atti al pomeriggio senza che gli altri lo sappiano. Io sono un cittadino, quando voglio sapere una cosa vado in comune e chiedo l'accesso agli atti. Non funziona, non va bene che qualcuno abbia il privilegio di poter andare a vedere le cose così. Quindi, caro ingegner De Cicco, anche tu ti comunico, visto che hai lo studio qua e magari ci senti, che noi non siamo vendicativi, ma tu farai la coda all'ufficio come abbiamo fatto noi per 10 anni. Perché qua, ragazzi, la paura deve finire. La paura deve finire e finirà domenica o lunedì, perché come ho detto giovedì scorso, gli imperiesi sono intelligenti, hanno capito e questa volta la X finisce da un'altra parte. Grazie.